Il feeling con la vittoria e il Teramo lo ristabilisce lì dove l'anno scorso segnò uno dei momenti più difficili della gestione a Mazzalorso. E che quest'anno sia tutta un'altra storia lo si capisce da tanti fattori. Senza Arcamone, infortunato e neppure in panchina, il Diavolo passa al Carotti, al cospetto di una Jesina determinata, volenterosa sì, ma probabilmente troppo leggera davanti per far male ad una coppia di centrali, Calabuig-Ferrani, che sembrano fatti per giocare insieme. Solidità difensiva testimoniata dai 3 gol incassati in 8 gare. Se poi davanti nessuno, Masini in primis, fa sentire la mancanza del capocannoniere del girone, allora la strada intrapresa è quella giusta. Attivo in apertura il gioiellino Petrella, sinistro centrale, piccolo brivido rispetto a quello che corre sulla schiena dei marchigiani, quando all'11esimo Niosi deve superarsi sulla testata di Laboragine. Attenti i due centrali difensivi, svagato il resto del pacchetto. De Fabritis al minuto 22 per poco non la combina grossa, salvato solo da Cardinali, che a tu per tu con Serraiocco si dimentica del pallone. Serraiocco, che la frittata la fa al 28esimo, pressato da Trimarco, perde l'attimo del rinvio e solo i riflessi pronti del portierino evitano l'1-0. Gol che si materializza per incanto dopo neppure 60 secondi, ma dall'altra parte Petrella trova il corridoio dove si infila la Boragine, diagonale di destro, e il pur bravo Niosi deve capitolare. La reazione jesina fatica a decollare, la sponda aerea di Trimarco con suggerimento per Bediaco trova solo l'esterno della rete. Prima dell'intervallo il Teramo avrebbe la palla per chiudere il match con un tempo di anticipo. Masini scappa sull'out sinistro, l'esterno è solo un filo troppo lungo per la spaccata di Berra. Dagli spogliatoi però esce un'altra jesina, rinvigorita dal riposo e pronta all'assalto già dal minuto 2, quando la girata è destro di Trimarco, non trova lo specchio della porta. 120 secondi e Serraiocco consegna in pratica ai suoi l'intera posta in palio. La palla che balla in area teramana è preda del destro potente angolato di Strappini, il miracolo dell'estremo difensore e di quelli da 3 punti, quelli che l'11 di Cappellaccia ha la sicurezza di portarsi a casa al 75esimo. Il break di Valentini trova l'inserimento di Berra, superato Pascucci che reclama un fallo. L'apertura tutta in salsa sudamericana è per il diagonale di Gerardo Masini. Niosi ancora battuto e Teramo che da qui in poi deve solo controllare. Con Masini sempre lui, abile nella girata di testa parata, anticamera dell'ultimo disperato assalto marchigiano, sempre stoppato. Inizia Chauvet che si immola su Bediaco, conclude Serraiocco con la risposta su Braccioni. Termina 0-2, la prima delle due trasferte consecutive per un Teramo che rimane solitario in vetta. Sfatato il tabù Carotti, anche dall'infermeria arrivano buone notizie. Insomma, dopo il mezzo passo falso di 7 giorni fa, il viatico migliore per preparare la trasferta in altura in terra molisana. Mister, una vittoria importante, pesante, su un campo che l'anno scorso aveva riservato un'amarezza al Teramo, per rilanciarsi dopo lo 0-0 col Migliani. In effetti è così, perché la partita era difficile, la squadra, al di là dei punti in classifica, è una squadra di valori. E noi venivamo da una settimana particolare, tra virgolette, perché avevamo ottenuto il pareggio col Miglianico, che aveva, comunque, non ci aveva lasciati felici e comunque insomma, aveva fatto anche storcere un pochino il muso, e di conseguenza questa partita aveva, oltre che aveva l'importanza dei 3 punti, aveva anche un'importanza per noi, per ritirarci su anche moralmente e far vedere che non eravamo quelli di domenica scorsa. Di conseguenza tutto poi è filato nel modo migliore, anche con il solito pizzico di fortuna che in questi casi ci vuole, perché in alcune situazioni abbiamo rischiato di prendere gol o di farci gol, e quindi suppongo sia una settimana diversa questa, che ci insomma, potremo preparare meglio la trasferta difficilissima di Agnone. Tutte le domeniche ci fanno un po' di complimenti e purtroppo i punti sono pochi, però io ai ragazzi non posso rimproverare nulla, anzi, paradossalmente secondo me abbiamo fatto la partita che avremmo dovuto fare. Purtroppo abbiamo avuto 2 o 3 palle gol prima del gol del Teramo, non va dritta, un periodo che non va dritta, e poi abbiamo subito il primo gol per la qualità del Teramo e eravamo un po' scoperti, e il secondo gol per un errore reiterato individuale, però a quel punto lì sarebbe stata dura. Però, come dicevi tu, secondo me la Jesina ha fatto una buona partita, una discreta partita contro una squadra forte.